Sì, eccoci, eccoci Giorgia in compagnia del tecnico Andrea Stramaccioni che abbiamo da poco sentito in conferenza eh, stampa. Eh, mister, partiamo dal fatto che l'Udinese purtroppo non riesce più a vincere in casa. Oggi la consideri un passo indietro rispetto alla prestazione di Napoli? Sì, è eh, innegabile. Eravamo secondo me partiti bene, gettando le basi per una, buona, per una buona gara, i primi 20 minuti. Poi questo maledetto rigore, dico maledetto perché a prescindere che ci fosse o no. Ha gettato la squadra in un nervosismo che non è più riuscito a controllare e secondo me abbiamo poi fatto... non abbiamo giocato come sappiamo, abbiamo fatto una brutta gara, nervosa e ne è uscita una, una situazione che ha avvantaggiato i nostri avversari e quindi di questo siamo molto rammaricati perché non possiamo permettercelo e dobbiamo crescere molto da un punto di vista mentale. La sensazione è che l'Udinese comunque poi è riuscita a contenere quello che erano le offensive della Lazio, però non è riuscita a proporsi, a rendere la vita pericolosa ai Laziali, non è riuscita ad avere una reazione anche in termini di tiri in porta dopo il gol dello svantaggio. Sì, esatto, probabilmente la più grande occasione è quella diciamo, di Badu, poi l'altra decisione contestata del millimetrico fuorigioco di Di Natale che avrebbe potuto ribadire in rete o comunque c'era un fallo su Di lui da rigore. Eh, è vero, eh, sicuramente la partita si era messa sui binari migliori per la Lazio che era molto chiusa e, e ripartiva, noi probabilmente anche complice le condizioni non ottimali di qualcuno, purtroppo anche Terò erano diversi minuti che mi chiedeva il cambio per questo problema all'adduttore, abbiamo perso un pochino di, di brillantezza davanti e quindi ripeto, comunque una prestazione negativa da girare velocemente pagina perché adesso ci aspettano due trasferte decisive per la nostra salvezza. Studio, due considerazioni, due domande per Andrea Stramaccioni, vi ascolta il mister. No, vedi io senza saperlo credo di aver risposto la stessa cosa, nel senso a, a me come allenatore non, non interessa se era rigore o no, nel senso rigore, poi cal si calcia, è finito, mancano poi 70 minuti, c'è tanto tempo per recuperare, io credo che probabilmente mentalmente la squadra si sia innervosita e questo è sbagliato, sicuramente può aver contribuito il fatto che in questa stagione abbiamo subito otto rigori contro e non ne abbiamo avuto nessuno a favore, questo magari nella testa dei ragazzi... Può aver creato nervosismo, ma sono d'accordo che dobbiamo pulirci mentalmente la testa da ogni, da ogni dietrologia e pensare solamente a giocare, perché l'udinese vista dal ventesimo insomma, al minuto più o meno del rigore in poi era un'udinese nervosa che aveva che diciamo che ha smarrito quello che di buono aveva fatto nelle ultime partite. Parlo di Napoli, Juventus, ma anche le altre partite di questo, di questo periodo. Quindi adesso sicuramente ripeto, è normale che. L'allenatore deve sempre guardare le cose dall'alto, giriamo velocemente pagina e abbiamo due trasferte dove dobbiamo fare punti e raggiungere velocemente la quota salvezza. Ma si ricarica col lavoro, si ricarica adesso facendo, andando subito a far punti perché ci aspetta una partita difficile, oggi il Parma addirittura ha addirittura fermato la squadra seconda in classifica, quindi è tutt'altro che in condizioni tecniche eh, diciamo, deficitarie. Da martedì ricominciamo a lavorare sodo come facciamo sempre, facendo parlare solo il campo e poi nel calcio si sa, contano solo i punti, quindi andiamo a Parma a fare punti e rimandiamo il il ritrovare i tre punti al Friuli alla prossima partita in casa, però adesso ci aspettano eh, ironia della sorte due trasferte, quindi per un po' non saremo qui e dobbiamo cercare di far punti fuori.